Ciao, sono il vostro pusher di fiducia. Benvenuti in questo nuovissimo video. Benvenuti ragazzi. Ma benvenuti ragazzi in questo nuovissimo video di Jump It. Ecco, ormai questo outfit con la felpa e il giallo della maglietta mi piace particolarmente perché si addice a questo periodo. Periodo ragazzi molto intenso, pieno di feste. Sono passate da pochissimo le feste, avete mangiato questo Natale, adesso ci avviciniamo al nuovo anno, manca pochissimo al nuovo anno. Ed è per questo che, visto che manca poco al nuovo anno e visto che con il nuovo anno, il 7 gennaio credo, si ritornerà a scuola, oggi Jump It vi mostrerà alcuni trucchetti per ritornare a scuola al meglio, per copiare meglio a scuola e per far sì che i nostri compiti vadano meglio, ovvero con dei life hacks da fare a scuola per sopravvivere a questi mesi prima delle vacanze di Pasqua e delle vacanze poi estive, perché poi c'è la rush finale per l'estate. Non aspettiamo adesso altro dell'estate, cioè quando inizia la scuola a settembre non vediamo l'ora che sia Natale, dopo che passa Natale non vediamo l'ora che sia estate, quindi poi ci togliamo di mezzo la scuola. Però andiamo a vedere questi life hacks e vediamo come possiamo rendere migliori le nostre giornate a scuola. Ragazzi, ma prima di passare al video, ho teletrasportato Murri all'interno della mia stanza. Strano, incredibile, per una volta mi servi e non vieni tu di tua spontanea volontà. Touché. Grazie. Ragazzi, perché dobbiamo fare una sfida particolare. Dobbiamo giocare a Headball 2, che è un videogioco che avevo già portato sul canale qualche tempo fa. E oggi ci sfideremo con Giorgio e il perdente farà una challenge. Non vi diremo come è andata la sfida sul mio canale, andrete a scoprire voi stessi. Infatti questo sarà tipo il ritorno, diciamo. Rematch. Possiamo fare un sacco di cose. Abbiamo un sacco di personaggi che possiamo sbloccare aprendo i pacchetti. Ovviamente tutte le carte vi servono per poi andare a potenziare i potenziamenti, i personaggi e così via. Ci sono anche i vari potenziamenti che possiamo impostare e anche questi upgradare quando ovviamente spacchettiamo. Però direi di non perderci più in chiacchiere e andiamo a fare il match con Giorgio. Direi di iniziare a sfidarci. Il nome del mio personaggio è Valsedaro, ragazzi, così per non farmi mancare niente. Giampiero con ragazzi, allora prima avevo fatto con Giorgio delle partite. Avevo fatto delle partite di prova e vi giuro che era andato tutto benissimo. Cioè, nel senso, io vincevo sempre. Infatti ho detto, vabbè, sei spacciato. No, basta invertirmi sti tasti. No, no, guarda, c'è il momentum comunque. 6-4-0. Giampierino, ti vedo in difficoltà. Mamma mia, tempismo perfetto. No, guarda, l'hai parito. Mi hai congelato in aria. Oh, ma che oh. Oddio, 5-0. Ti giuro che non ci posso credere, fra. Ti giuro che non ci voglio credere. Così è. E ho pisto coso. Sì. Guarda che rimbalzo. Ti ho distratto, ti ho distratto con la porta. Preferivo prendere il gol. Ti sei allontanato proprio. Questa violenza sul personaggio non mi sembrava giusta. Che salvataggio. Guarda, ma cioè, hai imparato a saltare, adesso salti sempre. Oddio. 4-8, se mi faccio recuperare ti giuro me ne vado a mi faccio prete. No! 10-6, dai! Mamma, non ce la fai mai, compa, impossibile. Pure l'ultimo te l'avevo fatto. No, non si fa sta cosa. Let's go to penitenza. Uomo diventa un uomo nel momento in cui si prende le sue scelte. Voi non lo sapete, ma stiamo registrando entrambe le penitenze insieme. Ho la gamba distrutta. Sopra, sotto e poi togli il lato più esterno. Te chiedo mai, c'è pure della sua vita che è così impedito. Non penso. Vai, oh, però se sei un uomo un palo dai grosso. 2, senza pensarci, 3, 2, 1, vai. Porco due. No, perché? Sembrava buono all'inizio. Sembrava che avevano tutti gli occhi. Bella piccante. Ma all'inizio sembrava ti fosse piaciuta. Perché non facevi le espressioni. Che brucio un sacco. Che cazzo. Il latte. Lo devi mettere in bocca per togliere il bruciore. Le 18 sto malissimo. Oh, i puzzer in me. Giampiere che non può parlare, ragazzi. Ringraziamo Edvol per aver sponsorizzato questo video. Se volete scaricarlo, trovate il link qua sotto in descrizione. Andate a vedere anche il video che è uscito sul mio canale con la prima penitenza. Vi dirò chi l'ha persa, però potete immaginare. Noi risolviamo. Ciao. Oh, vediamo. Una penna. No, una penna, una matita. Ah, se questa cosa si sempre o comunque finisce sempre. E andavi per rovinare il foglio. Ah, questo adesso lo tempera. Questo lo facevo già da mo', ragazzi, già da un sacco di tempo. E sono sicuro che molti di voi già useranno questa tecnica per sostanzialmente temperare la gomma. Ok, questo sta prendendo due righelli. Cosa fa? No, non mi dire che scrive un bigliettino sul righello, ma è super sgamabile, ragazzi. Io lo facevo spesso e mi fottevano sempre. Ok, sta scrivendo la sua formuletta. Bene, ovviamente, compito di matematica. Vuoi non metterti le formule da qualche parte? A meno che non sei Cardamone del collegio che si è messo le formule, comunque tutte le cose sotto i cerotti. Quello è next level. Comunque, sta mettendo... No, che burro!
Sì, ma lo scotch è palese che si vede. Cioè, ha preso due righelli, adesso praticamente forse li apre al libro e copia durante il compito. Camabilissimo, ragazzi. Mamma mia, non lo fate perché la prof qui vi fa tanto male, vi fa tanto male. Ok, questo che è? Una cosa di gomme da masticare, credo. Fa un buco col trapano. Per fare sto coso serve un bricolage, un carpentiere serve per fare sto life hacks. L'accaldo qui, con l'accaldo lì. Ah, praticamente ha fatto il temperino con il raccoglitore sostanzialmente. Basta comprare il temperino con... io lo sapevo come lo facevo in realtà. Con la confezione delle Tic Tac, ragazzi. Cioè, incastravo il temperino nella cosa delle Tic Tac e facevo... e temperavo sostanzialmente là dentro. Adesso abbiamo un accendino. Ha smontato totalmente un accendino. Sta svitando, svita sta roba. Prende un pezzo di una penna, cioè la parte d'alluminio della penna. Mette la colla a caldo. La colla a caldo, ragazzi, fa parte di tutti i life hacks del mondo. Ok, adesso che sta facendo? Scusa, un accendino. Adesso crea un accendino con un temperino. Questo non è da usare a scuola. No, ragazzi, questo non si usa a scuola. Ma che stiamo a dire? No, ragazzi, questo non si usa a scuola. Non si fa questa cosa. Ok, vediamo. Ha preso delle Tic Tac. Fogliettino di carta, probabilmente anche qui scrive la formula, che poi è sempre quella, uguale questa formula, incredibile. Questa è tipo una puntina per mettere gli appunti sulle lavagne, no? No, che sta facendo, raga? Questo è next level. E si apre tipo come... dai, che è la prof magari... No, e scorre! No, raga, questo è pazzesco! No, questo è incredibile, questo... Questo è tanta roba, ragazzi. Penna, ABCD, fai le faccine, ti diverti. Caldo, ragazzi, sempre con la caldo. Ma si può che c'è sempre con la caldo? Io non capisco perché qualcuno debba fare questa cosa. Un'altra, perché mai? Cioè, non capisco da dov'è l'utilità di sta roba. Quattro penne, con quattro penne scrivo. Quattro. Ma quanto ti viene scomodo a scrivere e quanto viene male? È una... Like. Sì. Oh, ritorniamo con una penna e con un probabile life hacks scolastico. Questo è per fare il birbante a scuola e far bestemmiare i propri compagni? Adesso scrivi. E hai tutte le mani sporche. Oh, no. Questo è per fare uno scherzo divertente ai propri compagni. Quello che vi sta antipatico, fate questo. Una sprite, attenzione. Oh, adesso Stones che gli scrive le formule dietro. Sicuro 100%. Sì che lo fai, frate, sì che lo fai. Adesso ritagli il foglio, l'etichetta della sprite, le formule, comunque tutti gli appunti che ti servono per effettuare un compito. Sempre la stessa formula, conosce solo questa. Adesso la mette proprio qua dietro in modo incredibile. La va a riapplicare probabilmente sulla bottiglia. E non si vede tramite... dall'interno, no? Certo che comunque... le leggi da dentro! No, raga, pensavo che tipo poi durante il compito staccasse l'etichetta. Poi in realtà pensandoci, se stacchi l'etichetta fai un casino della madonna e ti sgamano ovviamente subito. Che lo leggi attraverso il liquido. È una figata. Oh, pazzesco, quello... Tanta roba, ragazzi. E poi sono anche zoomate perché l'acqua ti dà tipo un po' effetto zoom. Ecco, qui sta distruggendo un uniposca, un evidenziatore. Che fastidio. Queste matite di questo colore, ragazzi, erano le mie preferite. Che cos'è? Che sto facendo? Perché sto mettendo della crema sulle... Non capisco, raga, non capisco. Che cos'è? Che cos'è? Che cos'è? Aiuto. Hanno fatto un martello di torre con una matita e un temperamatite. Adesso sta spaccando la gomma, sta prendendo la parte che nessuno usava mai. Ma che è sta? Che è sta cafonata? Sì? Ok? Hi? Ah, lol! Ma senza senso sto coso. Ma che bordello, ragazzi. Ok che è poi tutto in un unico arnese. Però è proprio scomodo da usare. Ma proprio scomodo da usare. Anche qui formulette. Vediamo dove le applica questa volta. Fa tutte minuscole ovviamente. Mi raccomando, deve essere di facile lettura. Così a fisarmonica le possiamo aprire. Su un temperino questa volta. Incolla sempre questa belletta con l'accaldo all'interno del temperino e ti sgamano sicuro. Sì, perché non si vedono, fra. No, questo non mi piace. Non lo fare. Comodo, perché indubbiamente è comodissimo. Però qui nota sul registro sicuro. Non si fa. Bene, ragazzi, questi erano alcuni dei life hacks più comodi da fare a scuola. Alcuni erano veramente interessanti per copiare bene. Alcuni non si fanno. Tipo quest'ultimo, ragazzi, non lo fate perché è nota sul registro. È compito annullato 100%. Più convocazione dei genitori e mandata dal preside. Però alcuni erano veramente molto interessanti. Molto interessanti. Peccato che quando andavo a scuola io questi video ancora non esistevano e non avevano preso piede. Peccato, sarebbe stato molto interessante e probabilmente avrei avuto dei voti migliori. Bene, ragazzi,
io spero che come sempre il video vi sia piaciuto. Fatemi sapere qual è stato il life hack scolastico più interessante da parte vostra. La Jumpy Tech è tutta. Ciao ciao.